Buongiorno, chi è che non ha il naso intasato, tosse, eccetera? Ormai nessuno, per cui ce l'ho anch'io perché non volevo essere diversa. Volevo fare un videotrucco, non so se ci riuscirò, a parte che non so, io non mi vedo così bianca nello specchio, non riesco a regolare le luci giuste. Vabbè, togliamo i fanali, che tanto mi serviranno avanti e indietro. Specchio gigante, specchio che ruota, togliamo anche un po' di ciuffi, ma rotoliamo il collo. Volevo fare un trucco particolare, capirai. Ieri avevo provato a fare un video, ma si è intrufolato rapino più di una volta ed era un cadavere con il maglione bianco, era un cadavere e non so se lo pubblicherò mai, faccio veramente un po' strano, però era carino rapino da vedere. E ho fatto un trucco sul rosa, però non so. Ho notato che mi stanno meglio i trucchi strong, per cui oggi vorrei fare un trucco strong, non so cosa verrà fuori, e perché vorrei usare un po' di roba che magari dovrei anche uscire, ma non c'ho voglia. C'è questa giornata bigia strana, per cui la base occhi l'ho già messa. Adesso piglio un po' di colori scuri e freddi dalla palette di Natasha Denona, questa la Face in Palette, e prendo il marrone, quello più scuro. Anzi, prima quello mi ero rubata delle cose che sto ammazzando. Quello prima, vediamo com'è. Però bisogna che sto attenta anche al pennello. Prendo un pennello abbastanza. È un po' particolare. Vedete che è leggermente qui sfasato. Non è. Sono dei set. Prima o poi vi farò il video dei set. Vediamo cosa viene fuori. Dei pennelli che ho preso su Amazon. Con cui veramente mi sto trovando bene, e questo avendo un attimo un taglio si infila bene nella mia piega dell'occhio, un po' cadente, molto cadente. Che a noi che ce frega, non ce frega niente. Allora, per fare sta roba qua mi devo guardare con lo specchio piccolo, perché se no non ho. Poi ho notato che sono una delle poche che tiene ancora senza tirar fuori, senza sfumare all'esterno, e cerco sempre di fare l'occhio da angolino, eccetera. Adesso voglio provare ad andare fuori anch'io, sfumando. Ho messo il primer di MAC, che non è che mi fa impazzire, però ce l'ho e mi trovo bene al momento con quello di Too Faced da un bel po' di anni. Vedete, io alla fine mi viene fuori sempre una cosa in punta ai lati dell'occhio. Devo uscire dalla mia comfort zone. Mi sa che mi toccherà. Non mi sta garbando il colore. Per quello che avevo nella mia testa, bacata. Me lo aspettavo un pochino più chiaro. Dovevo usare l'altra, quella, la light. Perché io vedo che tutti portano fuori la sfumatura qua, no? A me no, più di così non mi va fuori la sfumatura. Puoi sfumare quanto vuoi. Ma sempre dove finiscono le sopracciglia mi va a finire. Mi toccherà prendere la light. Perché a dire la verità il marrone io vorrei anche coprirlo con un colore. Non so, sono già partita male. Eh? Adesso prendo proprio quello scuro. Sono già partita male. Mi girano già un po' le scatoline. Che non è quello che volevo io. Se non altro verrà veramente dark. Poi alla fine vi dico una cosa, non vi dovete arrendere se all'inizio sembra una cosa su per giù, giù per su, portatelo fino alla fine, perché alla fine a volte sembra un disastro totale, invece il disastro non era. E purtroppo a volte anch'io mi arrendo e magari sbaglio, invece delle volte che non mi sono arresa e l'ho portato fino alla fine, ho detto, però è uscito bene. Un bel pastroccio.
Sto già vedendo che mi mancherà il punto luce. Io continuo a sfumare, 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 sfumare. Punto luce, sì, buonanotte. Un punto più chiaro di transizione mi sta mancando. Quando pensi una cosa, ne esce un'altra. Poi noto che qua mi fa sempre tipo macchia, ma alla fine è perché sotto ho un capillare, una venetta che mi fa l'effetto macchia. Sembra sempre che ho una macchia. E adesso che ho fatto questa cosa dark ai lati, mi piglio la colla per glitter di NYX, che avevo usato e non ho più, adesso dove caspita l'ho messa, perché mi sono preparata tutto. Praticamente la mia idea oggi è di usare questi, perché ne ho preso un sacco con il 3x2 su Maki Beauty, il Turbo Magic di Constance Carol, Turbo Magic Pigment. Ne ho adesso una ventina. Però sono tutti in un sacchettino, non riesco mai a vedere il colore. Adesso mi sono preparata il colore, perché dovete sapere che questa maglia, come la vedo io con le luci, sembra blu, nero blu. Come la vedo io in videocamera, che sembra in videocamera, è nera, è un po' ambigua. Allora, ho deciso di fare una roba sul blu. Adesso mi guardo con la cosa ingrandita qua, lo schermo gigante. No, allora, già così sarebbe quasi uno smoky bello, bello scuro. C'è da dire che zero fallout, vero? Cioè, neanche una virgola. Mi metto la mia colla perché che ho trovato? Perché alla fine nel mio video mi sa che mi sta lasciando sta colla per glitter, però sì, non è tanto che l'ho usata. Non si sia un po' variata, me la voglio nuova. Devo annusare che non abbia un odore strano. Era che secondo me era chiusa male. E si è seccata un po'. No, non ha un odore avariato. Però secondo me un po' la consistenza l'ha cambiata. Ma picchietto, picchietto, picchietto. Sì, questa mattina rispetto al video che ho fatto ieri, che non so se vedrete mai, scusatemi, ma sembra una vecchietta. C'era Rapino che si infilava dappertutto perché lui non vuole stare in gabbia, praticamente, per chi dovesse mai vedere le mie cose su Instagram, 365, le stories, eccetera, o i video, lui non morde perché ha la gabbia stretta, eccetera, lui morde la gabbia, addirittura ha sfondato una grata, perché vuole venire in braccio a dormire. Non è che vuole scappare, perché lui ogni tanto io lascio la gabbia aperta, la lascio aperta, potrebbe andare dove vuole, cioè, ha libertà per casa di fare quello che vuole, ma lui non vuole stare in braccio a dormire. È un vecchietto, lui è niente, quando non c'è nessuno che gli apre per uscire, tutto un mordere, lui deve venire in braccio. Praticamente a volte passo le giornate che guardo la televisione, Mattia magari di là che studia, io guardo la televisione con lui in braccio sulla coperta. Adesso uso questo bellissimo colore che in camera sembra blu, poi sembrerebbe quasi un viola, non vi so dire neanch'io, è un blu, è un duochrome comunque, ed è il numero 4. Il numero potrei anche dirvelo, ma per dirvelo giusto è il numero 46. Li ho presi su Maki Beauty, mi ricordo, 2 euro, costano 2,90 euro a prezzo normale, prezzo pieno. Poi se c'è il 3x2, figuratevi. Adesso vediamo che cosa viene fuori. Ho sbagliato dito. Ho sbagliato dito. Vediamo che ciofeca viene fuori. Sicuramente uno smoky. Tra l'altro sono riuscita tra tutte le mie. Sì, è un blu viola alla fine. Sto guardando con la luce. Dovete metterne. Non. Vedete che. Non fa tanta piega nell'occhio. Dovete metterne la quantità giusta che non faccia grinzette. Stavo considerando che oltre a questi ho anche altre cose da provare. Tante altre cose, troppe. E volevo vedere con questo marrone freddo cosa viene fuori. Tra l'altro ne ho tirato fuori uno. Ne ho tirato fuori uno di un bel color ghiaccio e ce l'ho qua perché volevo fare. Adesso mi devo prendere la salvietta. Hoibo, hoibo.
Sì, nel mio canale ci sono spesso smokey, sono i colori che mi piacciono di più. Adesso ho preso questo bel colore, che adesso devo fare così. Lo 01, voilà. Che a vederlo così sembra che abbia, nella videocamera sembra che abbia del verde dentro. Questo è il colore. Le regine del ghiaccio. E sto pensando però... Eh beh, adesso li hai, Elena, puoi anche usarli, vero, questi? Cioè, ho questi pennellini tipo in silicone, vediamo come butta la faccenda. Volevo metterlo qua all'inizio, perché comunque sì, in camera sembra che abbia del verde, ma secondo me ha più del viola dentro. E ci stava bene. Ovviamente dovrebbe avere... Cioè, è un colore questo che avrebbe bisogno di una base colore, dato che me la devo mettere qua, va più che bene. Non sto vedendo una mazza. Ammazza, ammazza. Poi, non so se c'entra qualcosa l'un con l'altro, però è venuto in mente di farlo così. E non contenta, però il problema è che non mi ricordo dove li ho messi. Mi sono comprata dei glitter di Astra, le due palettine ho preso, e il problema è che non so dove le ho messe. Mi perdonate, vero? Non so dove le ho messe. Sono due piccole palettine che la Elena non sa dove le ho messe. Ieri ho spostato delle cose perché tra l'altro mi è arrivata questa. E questa ha perso tutti i glitter, ieri l'ho aperta, boom, sono scesi tutti, che poi non erano glitter per fortuna, ma sono tutti pietruzze. Sto guardando se trovo i glitter di Astra perché volevo piazzarli e provarli, ma credo che non... Non mi ricordo dove li ho messi. Vabbè. Brava Elena. Non ho proprio idea di dove potrei averli infilati. Comunque... Continuo a faltare di palo in frasca, ma è una roba assurda, cioè non so, seguire i miei video, adesso prendo la light, visto che l'ho aperto e mi prendo un colore più chiaro, questo, con un pennellino piccolo, vediamo se riesco a scaldare un po' qua, più che scaldare, a smorzare qua, il colore scuro, perché non era proprio la tonalità che volevo io. Adesso mi dispiace non avere quei glitter. Perché secondo me qualcosa in mezzo ci stava bene. Considerando che l'ho anche appena messo tutto in ordine. Ogni cassetto so cosa c'è dentro, per cui trovo strano. Li ho trovati. Infatti trovavo strano non sapere dove erano. Ho preso e non so come sono. Queste e quella con i rossi, secondo me è Natale, Capodanno, eccetera, anche se non andremo da nessuna parte io e Mattia. Li ho trovati in negozio dei Per Shop, per cui non ho dovuto ordinarli né niente. E siccome mi era venuto in mente che avevo qualcosa di o viola, eccetera, volevo... Adesso provo il viola. A piazzarcelo qua sopra. No. È troppo tono su tono, non si vede niente. Forse con la luce. E allora, siccome sono un pacco, voglio glitter, voglio brillare, ci metto quelli più chiari. Metto questi. Anche se dei Turbo Magic avrei qualcosa, avrei qualcosa di più chiaro. Adesso ho mescolato il viola, quelli viola con questi. Devo accompagnare Mattia dal podologo oggi pomeriggio, secondo me questo mi guarderà male, oggi mi dirà ma dove pensa andare in discoteca questo. Sinceramente non me ne frega niente. Sono arrivata ad un certo punto che non me ne frega niente di nessuno, cioè non me ne frega niente di nessuno, dei commenti di nessuno. Direi che faccio brillare e per esagerare avevo anche un eyeliner di Kiko, vecchia scuola. Sempre sui toni del blu, vediamo un po' cosa viene fuori.
poi io l'eyeliner alla super. Perché l'eyeliner lì. Ovviamente io non farò una Sirens, quello che è un eyeliner Sirens, cioè anche troppo che riesco a fare sta linea sottile solo. Solo nel bordino dell'occhio, che non si vedrà neanche perché è tono su tono. Il problema è che io ho le ciglia talmente lunghe che non è che tiro, attiro perché non riesco. Sono talmente lunghe in su che non riesco a vedere dov'è. Dov'è la base? Sì, io mi fermo sempre lì così con l'eyeliner perché tanto non riesco a fare la codina, non riesco a fare questo. Sono riuscita a fare il trucco, è già un miracolo che stia tutto su insieme, va benissimo. La parte sotto, magari chiudi la colla, dei glitter magari, se no poi lamentati. Un, come si dice, un piccolino, un pennello piccolino. Allora, ieri ho usato, nel famoso video che non vedrete mai comunque, ieri ho usato il fondotinta di NARS, colorazione Oslo. Niente. Io sono già bianca, riscusate, io sono già bianca di mio, ma mi ha fatto sembrare ancora più cadavere. Poi sono andata fino da Primark. Non lo so, mi guardavano tutti e sì che era un normalissimo trucco, l'avevo messo su Instagram nelle storie, un normalissimo trucco sul rosa con qualche glitterino. Niente di così allucinante, cioè è più strano questo trucco qua rispetto a quello che avevo fatto ieri. Mi guardavano tutti male. Allora non riesco a capire se mi guardavano male, probabilmente perché sembrava un cadavere truccato. Vorrei sapere perché io vedo le immagini frammentate nel telefono. Mentre sto registrando, spero che il video venga fuori in una maniera decente, se no non pubblicherò neanche questo. Adesso io dovrei avere una cupidarro sul marrone, penso proprio di sì. Questa, vabbè, è il numero, no, ma non ci penso proprio perché non volevo mettere il nero, ma vediamo cosa viene fuori. Anche se probabilmente poi ripasserò il nero perché ci sta meglio. Wow, che bello avere la pelle raggrinzita qua. Nonostante te la curi bene, guarda, porca vita. Bello, bello. Bellissimo. Mascara. Io ho questo di Saint Laurent che mi piace tantissimo, però ho lo specchio basso. Ho lo specchio che per seguirlo ogni tanto mentre mi cade giù un po'. Mi sa che è proprio un trucco molto festivo. Se devi uscire, Elena, se devi uscire. Ma è tutto sommato. È uno spooky. Molto smoky. Comunque dovrebbe essere questo mascara con fibre di Yves Saint Laurent. L'ho preso molto scontato. Mi pare di averlo detto in uno degli ultimi video che ho fatto. Che secondo me si sta anche seccando. Va bene, allora gli occhi sono a posto. Adesso sto pensando un'altra cosa, ma non mi ricordo dove l'ho messa. Perché sono così? Che non mi ricordo. No, dai, l'ho messo sempre qua. Da Sephora. Oh, Sephora. Ho preso volevo comprarmi questo. Facciamo prima così. Volevo comprarmi questo, lo spray fissante che riduce i pori. E l'ho preso, la commessa però mi fa gentilissima. E mi fa, no, guarda che ti conviene comprare questo, la confezione così mi fa, perché è lo stesso prezzo hai anche un'altra cosa. Io no, 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 no. Poi sono andata a controllare e gli stessi millilitri dello spray era uguale a quello venduto singolo e in più insieme ti davano anche, beh vabbè, a parte la scatolina di latta, gli adesivi natalizi e anche una, un campioncino, una mini taglia del Professional, quello light. Per cui adesso me vado a mettere anche quello.
non l'ho mai usato. Beh, allora mi piace che sia sigillato comunque. Anche se la scatolina era bella, aveva tutto il cartoncino sopra. È venuto fuori una cosa, sembrava un punto di domanda. Non vi dico neanche quello che sembra. Adesso. Così poi metto il primer, lo metto qua perché è un sacco di, dice, di pori dilatati. Io mai fatta una pulizia del viso in vita mia, ho quella che fa il vapore per fare un po' io la pulizia, ma non credo che ormai cambierebbe molto. La cosa che mi va qua nelle pieghe, ovviamente, cioè, sì, il mascara. Buongiorno, buongiorno, bellezza. Il fondotinta mi va ovviamente nelle pieghe, mi va qua sotto. Mi si sposta con la sciarpa perché io esco, mi tengo la sciarpona fino a qua. Poi, guarda, non ho più il fondotinta. Secondo me non arrivate fino alla fine a guardarlo sto video, eh. Vi annoiate prima, però io vado avanti. Però non so, mi sta registrando a scatti, spero che non sia a scatti anche. Differenza tra prima e dopo col primer? Nessuna, io non ne noto, ma forse farà durare di più. Non è la mia colorazione perché tende un po' al giallino, ma a me piace un sacco questo fondotinta di Kiko. Allora, ieri ero troppo bianca, oggi sarò giallina. Ma questo fondotinta secondo me, non so quelli che mi vedono, ma io come mi vedo in foto o comunque come mi vedo allo specchio, è bellissimo la pelle, cioè è stupenda, però potevano evitare di mettergli questo profumo così fortissimo da arancia candita e cannella, perché si sente veramente tanto, io ve lo dico, La colorazione è la 01 e vedendolo così non sarebbe neanche male. Però è proprio un po' sul giallino. E cosa sto dicendo? Ah, una profumazione proprio fortissima. Cannella poco, di arancia candita. Io sento tanto l'arancia candita. Cioè, non è, come si può dire, non è una brutta profumazione. È che persiste tanto. Madonna, qua si è attaccato che non viene più via. Allora, vi dico già che dove ho messo. Non va d'accordo con il primer, quello che ho messo. Perché qua mi ha fatto tipo un crostone, che non riesco a capire perché. E dove ho messo il primer? Insieme non stanno bene, molto male. No, perché il fondotinta di solito non fa sta roba qua. Mamma mia, che brutto effetto che sta facendo. Si è fatto tipo un crostone. Bello, cerchiamo di tirarlo. Bene, sono contenta. Ho messo il primer apposta. Per far durare più il fondotinta non ero neanche d'accordo. A volte fai gli esperimenti, vediamo. Ah, mai una volta che faccio un trucco che vada bene. Ci sto veramente? Mamma mia. No, l'effetto sulla pelle con il primer. Questo fondotinta qua l'ho già usato, per cui non so che non fa così normalmente. Ma proprio. Pazzesco, dove ho messo qua e anche qua sotto dove ho messo più il primer. No, decisamente non ho fatto una bella scelta. Vabbè, che ce vuoi fare? Adesso mi guardo senza essere ingrandita perché sennò. Allora, io mi vedo un po' sul giallino rosetto nel vivo. Io lì mi vedo bianca nello schermo. Molto bene, bene, ma non benissimo. Adesso la cosa più che odio di più fare. In assoluto è mettere il correttore. Io non lo so, vedo queste persone che nei video mettono il correttore, è tutto piallato qua e là. A me non si pialla niente, anzi, mi sembra che sia peggio. Non so neanche io quale usare. Uso l'Instanteige. Quello che tira un po' di più. Volevo farlo con le mani perché. Allora, è vero che la maggior parte. Voi mi vedete in video e non vedete proprio il primo piano. E quelle che si truccano io vedo che non hanno, la maggior parte, non hanno uno specchio in ingrandimento quasi di. Il mio è 5x. Per cui penso che truccandosi, guardando col 5x, vedi veramente tutti i difetti. Io purtroppo li vedo, non sono soddisfatta.
Se non mi metto il 5 per non vedo una mazza. Così è. Allora, così. Wow, che piallata che sei, Elena. Se mi vedo io, sono tutta in carta pecorita. Poi, questa cosa di fissare il corretto. Ma veramente sto primer ha fatto un disastro? Mi toccherà struccarmi dopo. Poi vedo sta gente tutti che fissano il correttore, non si sposta. Io adesso lo fisso con la cipria di Kiko, questa che è fantastica, con il piumino. Ma a me il correttore si sposta. Cioè, qualsiasi correttore mi si sposta. Niente da fare. Io non vedo sti gran miracoli, diciamo. Se non fosse che devo uniformare un po' il colore, io non vedo questa grande soluzione nel contorno occhi, anzi mi sembra che mi vengano sempre di più le pieghe. Adesso, la stessa cipria, esageriamo, la uso anche per il resto del viso, perché se uso la cipria proprio che ho preso della linea che sa qua di Natale di Kiko, tende a ossidare un pochettino e mi scurisce, che già è il fondotinta. Queste spugnettine qua ne ho preso una decina, era un pacchetto, una decina su Amazon, le trovate quante volete di queste qua. Ormai non vado più d'accordo né con i pennelli né con le spugnette. Boh, non so, sono io che sono fastidioso. Sì, decisamente bello strong. Adesso vorrei usare il blush, questo della collezione di Natale di Kiko, ma lo voglio usare come terra. L'ho preso apposta perché è bello chiaro. Ormai io ho un colore della. Vediamo qua. Ho un colore della pelle che non avendo più un filo di colore che avevo preso un po'. Quest'estate. Ho le macchie della vecchiaia. Una pellaccia che non mi piace un cavolo. Sì, mi sto tirando su di morale. E come no? Sì, ha un colore che non è. E in video sembra sempre che non abbia abbastanza prodotto, ma vi assicuro che poi dal vivo è anche troppo. Con lo stesso pennello, non la chiudo, ve la faccio vedere così, già aperta, perché non riesco più ad aprirla senza una pinzetta per far leva. Me la sono ordinata su Look Fantastic, perché mi piaceva tantissimo. E voglio usare questo colore qua, che non è un rosato. Non è un marrone, sempre con lo stesso pennello, perché tanto era quasi l'altro, era un blush, questo è un blush, ma alla fine fanno lo stesso effetto. Questo è un po' luminoso, me sembra che non scriva una mazza, poi vabbè, magari mi sbaglio io, però non volevo le gote rosa. Se sarà da ridere il rossetto. 28 minuti, io sempre video leggeri, eh? Sì, sempre video leggeri. Come illuminante, quello della collezione di Kiko, sempre quella di Natale. A me piace un casino, sti pack a me. Tutti a dire per il fiocchetto, bla bla bla, a me piace. Cioè, questa collezione a me è piaciuta un casino. Qualcuno mi pensa. A me questa collezione è piaciuta un casino. Non me la toccate, il pack secondo me è bellissimo, l'illuminante è bellissimo. Ne ho messo una quintalata. Ho esagerato. Non me ne frega niente. Il problema adesso sarà il rossetto. 25 minuti per scegliere un rossetto. Adesso mi metto a posto un po' la fronte qua, la planetaria. Vi rimetto i fanali, vi faccio vedere gli occhi. Mi metto i fanali, che nell'insieme con i fanali sembra meno. Vi faccio sempre strong i trucchi, perché sennò non si vede mai niente. Adesso, tra l'altro, con questo mascara mi sbatte. Mi ero preparata questo di NYX. Aspettate che avevo il burro cacao sulle labbra.
che è un color che non ho mai aperto, tra l'altro, perché vedo, noto con piacere che non ho neanche tolto l'adesivo. Ne ho presi altri, sono altri. Mamma Elena, la forza, alla fine con Mattia, lui tende a chiudersi di là in camera adesso perché un po' perché studia, un po' perché guarda la televisione, eccetera. Io sono sempre qua a casa da sola, non parlo mai con nessuno, ormai non sono più abituata a parlare. Molto bene. E il duo questo, che è un colore freddo, il colore vorrei anche dirvelo se trovassi dov'è. Non ne ho idea. Non ve lo dirò mai, non ve lo dirò mai. Non c'è né sotto né sopra né di lato, è un colore. È un colore. Allora, va applicato prima il pezzo sotto. È un color morta affogata. Che già non mi sta piacendo. Andiamo insieme. No. E allora io ho una vaga idea di cosa potrei mettermi. No. Troppo morta affogata. Allora mi metto un colore bello strong, bello strong. Troppo strong. Però mi piace. Però mi piace. Mi piace assai. Sti capelli che non ho più voglia di andare a tagliarli. Adesso è un periodo che non li sto tagliando. Perché ho visto che qua mi si fa tanto la chiazza e tutto quanto. Ho messo la fine di rossetto e penso che anche se è strong lo terrò lo stesso. Whirl di MAC, perché secondo me è con il marrone. Secondo me con il marrone che c'è lì ci sta bene. Altrimenti, come soluzione, però anche lì il problema è riuscire a trovarle. Il problema è che non so dove ho messo i lucci da labbra. Accidenti, quelli non sono neanche lucida labbra, però ci potrebbe star bene anche questo. Vediamo. A me piace Whirl di MAC, però se vi piacciono 40 minuti di video possiamo provare a mettere questo. Mi sa che è troppo caldo. No, secondo me. No, secondo me ci stava meglio Whirl. I glossini di Kiko, che non so. Sei ebete, sei ebete, sei tanto ebete. Vediamo. E poi di Kiko, noi glossini. Vi do le varie alternative, mentre io continuo a dire che mi piace Whirl di MAC. Cristina? Stanno un po' neutri. Sto guardando che sto primer mi ha fatto le pieghe. Vabbè, mi ha fatto le pieghe col fondotinta. Mamma mia, mamma. Altrimenti ci si potrebbe mettere questo, che è lo 008 Stone di Maybelline. Che comunque è sempre caldino, però magari. Una matita preferisco sempre. Anche questo non è male. Avete tre soluzioni. Io preferisco Whirl di MAC.
Ciao!